Spinning alla spigola, la scelta del mulinello. Fammi pensare, lento o veloce? Potenza o velocità di recupero? Ah, non lo so, non lo so. Recupero veloce, però è potente. Ma come lo devo usare sto mulinello? Lento o veloce? Vediamolo insieme. Bentornati amici qui nel mio canale, sono Matteo Lumetta e benvenuti nel mio secondo video dove parlerò più o meno della scelta del mulinello da spinning più adeguato, secondo la mia opinione, per la pesca alla spigola. Nel frattempo vi ricordo che ho fatto anche il video sul quale, secondo la mia modesta opinione, è la miglior canna da spigola o quali sono le migliori in termini di caratteristiche. Se non l'avete visto, andate qui in alto, vi lascio il link qui sopra impressione, cliccate, vedete, ditemi cosa ne pensate. Oggi parliamo della scelta del mulinello. Primo video la canna, secondo video mulinello. Benissimo, iniziamo. Voglio fare una piccola premessa all'inizio. Allora, come ho detto all'inizio del video, dobbiamo innanzitutto specificare quali sono i criteri di scelta di un mulinello. Bene, i criteri di scelta di un mulinello possono essere solamente due: lento o veloce. Ma quale dei due è più idoneo per la pesca alla nostra amata spigola? Bene, come abbiamo appena visto, dobbiamo fare una piccola distinzione. Detto ciò, la scelta la dovremo fare in base al tipo di pesca che uno va a fare e non al tipo di preda che si va ad insidiare. Cioè, io non vado a scegliere il mio mulinello perché voglio andare a pescare la spigola o voglio andare a pescare il black bass o voglio andare a pescare il pesce serra o il barracuda e via dicendo, il tonno, eccetera, eccetera. La cosa fondamentale che dobbiamo andare a capire è proprio con quale tecnica io vado ad insidiare determinati pesci. Faccio un esempio: un mulinello lento, ovviamente a bobina fissa, può essere più indicato per una pesca, per esempio, non lo so, volentino, al vertical jigging. Perché? Perché comunque sia serve un attrezzo che rinunci a della velocità per guadagnarne in potenza, ossia quando abbiamo il nostro piombo o, non lo so, il nostro jig sul fondo, quindi abbiamo un piombo di, o un jig di 100, 150, 250 e oltre sul fondo, quindi ce l'abbiamo a 40, 50, 60, 80, 100, 150, 250 metri di profondità. Ovviamente il mulinello, quando andiamo a recuperare, c'è un determinato coefficiente di resistenza sugli ingranaggi. Ora, se il mulinello è lento, gli ingranaggi facilitano il recupero in sé per sé, quindi tutto il meccanismo è tutto più semplificato e più efficiente per un recupero con resistenze maggiori, che in questo caso le abbiamo per esempio nel vertical jigging o pesche di profondità o pesche dove praticamente dobbiamo recuperare zavorre e cose simili. Dall'altra parte invece abbiamo i mulinelli veloci. Mulinelli veloci, a che cosa serve un mulinello veloce? Serve semplicemente per recuperare più filo in un giro di manovella. Questo però comporta determinati vantaggi e determinati svantaggi, anche questo. Con il mulinello lento abbiamo tanta potenza, ma se siamo in fase di combattimento, per esempio, e andiamo a fare l'azione di pompaggio, se il pesce è grosso per esempio, quando andiamo a recuperare il filo extra, ovviamente dovremo fare quel giro di manovella extra o anche due giri o anche tre, dipende quanto è lento il mulinello o quanto filo riusciamo a recuperare. Caso contrario, il mulinello veloce recupera filo in maniera molto più veloce,
cosicché da non perdere il contatto proprio con il pesce in fase di combattimento, quindi io so esattamente il pesce come si sta comportando nell'acqua, però non posso pretendere che io vada a recuperare una zavorra o un jig pesante sul fondo del mare, così a canna ferma, oppure un combattimento, canna ferma e tutto mulinello, cioè praticamente così il mulinello diventerebbe un argano, un mezzo dove io sto fermo e recupero filo. Quindi dove viene scaricata tutta la resistenza? Viene scaricata negli ingranaggi, che in questo caso, essendo veloci, innanzitutto ci affatichiamo noi, perché dobbiamo imprimere maggior forza sulla nostra manovella, e così facendo, se è troppo alto questa resistenza contraria, rischiamo anche di andare a danneggiare il nostro mulinello, quindi andremo a rompere per esempio gli ingranaggi, andremo con il tempo, perché non è che vai a fare la prima pescata, boh, lancio, recupero, oddio è resistente, prac, che rompo il mulinello. No, però a lungo andare, se io pesco in questa maniera qua, per esempio i dentini della corona nel mulinello si vanno a usurare, si vanno a consumare, perché è dovuta dalla forza di attrito, che è talmente forte che una pescata 2, 3, 10, 20, 30, alla quarantesima, crack, ho rotto il mulinello. E magari ho speso diverse centinaia di euro per quel mulinello, perché non è che si rompe un mulinello di fascia bassa, ma si rompono anche i mulinelli di fascia alta. Sia ben chiaro, non è che io spendo 700, 800, 900 euro per un mulinello, wow, funziona alla perfezione e non si rompe mai. E no, non è proprio così, si rompe. Bene, fatta questa piccola distinzione su quali sono i due tipi, le due tipologie di mulinelli presenti nel mercato, quindi lenti o veloci, ma io quale mulinello devo prendere? Allora, io vi dico, vi parlo della mia modestissima opinione, ok? Io penso fortemente che un mulinello, se pesco a spinning, almeno per il 95% delle volte, dei casi, a me personalmente occorre un mulinello veloce. Infatti qua, non so se la camera metterà a fuoco, ho preferito mulinelli veloci, quindi stiamo parlando di HG o addirittura XG. Vi faccio una domanda: voi la maggior parte delle volte che andate a cercare di insidiare la spigola, con quale situazione meteorologica, medio marine, ok, la andate ad insidiare? La andate ad insidiare con il sole alto, 25 gradi, zero vento, mare piatto? Beh, magari sì, perché magari è l'unico giorno che da lavoro, dalla settimana, dagli impegni familiari che abbiamo, posso andare la domenica e quella domenica è così, non importa, però cerco di preferire sempre situazioni di scaduta, di tempo brutto, bassa pressione, e questi fattori comunque si comportano a vento. E io mi sono trovato in situazioni dove il vento era magari sostenuto, leggermente laterale o in base alle varie direzioni, e comunque sia mi trovavo, non so, durante la cercata o lanciavo, quindi c'era tutto il filo che andava a favore di vento, faceva tutto quel bel curvone con il vento e mi serviva da recuperare il filo in bando molto velocemente, che con un mulinello lento faticavo. Cioè proprio facevo, oddio, mi prendevano praticamente i spasmi al braccio. Allora, il primo motivo per cui ho scelto mulinelli veloci è proprio questo, quindi in fase di lancio mi serve subito entrare a stretto contatto, quindi sentire l'artificiale dall'altra parte. Perché? Perché in questo ambiente, nell'ambiente della pesca sportiva, ma della pesca in generale, non c'è mai una regola certa e non si sa mai cosa può succedere. Cioè io lancio il mio jerk, lancio il mio VTT, lancio il mio popper, lancio il mio artificiale, quello che sia, come tocca l'acqua, se il pesce è talmente attivo, ok, talmente attivo, e in quel momento è in caccia, è attirato dallo splash che noi abbiamo creato, il pesce si gira, vede questo artificiale messo lì, splash, che sta mezzo così con la corrente, può capitare che non ci pensa due volte e gli dà, cioè, ma gli dà pesante, gli dà. E se noi in quel momento non siamo
stati abbastanza intelligenti da recuperare velocemente il filo, o no, non per nostra colpa, il mulinello ci ha impiegato troppo, potremmo aver perso il pesce, e magari anche il pesce della vita, perché, che ne sai, nella pesca è sempre un po' così, un po' un punto interrogativo. Quindi, nella fase di lancio, un mulinello veloce ci permette di entrare a contatto con il nostro artificiale in una maniera pressoché quasi immediata, specialmente quando abbiamo presenza di forte vento o del vento laterale che ci disturba nel tempo, in quel lasso di tempo da dove noi scaraventiamo l'esca con la canna da pesca e l'esca artificiale tocca la superficie dell'acqua. In quel lasso di tempo lì noi dobbiamo essere in grado, una volta che l'esca ha toccato l'acqua, di entrare in pesca nel minor tempo possibile. Quindi il secondo motivo perché ho scelto un mulinello veloce è proprio perché mi occorreva maggior controllo, un maggior controllo dell'artificiale, quindi della mia azione di pesca stessa. Quindi se io gerco, bam, mi serve subito tornare a contatto con l'artificiale per dare la seconda gercata. Terzo ed ultimo motivo perché ho scelto un mulinello a recupero veloce, come ho detto prima, è proprio la sua versatilità. Un mulinello da recupero veloce, se io voglio, rallento il recupero e va bene, funziona. Mulinello è una pesca che fa, lo riesce a fare. Lato negativo, un mulinello lento fatica a recuperare veloce, cioè il mulinello stesso non fatica a recuperare veloce, siamo noi pescatori che fatichiamo perché perdiamo il punto principale del contatto. A un certo punto iniziamo a girare quasi a folle, non ci abbiamo la, come ci sentiamo come se non abbiamo inserito la marcia, non ci stiamo. Quindi, ricapitolando, abbiamo due categorie di mulinelli, abbiamo i lenti e i veloci, quindi abbiamo più potenza o più velocità. Per la pesca alla spigola, ma per la pesca a spinning in generale, io preferisco mulinelli veloci, perché come ho detto precedentemente nel video, cosa determina la scelta del mulinello, in questo caso lenta o veloce, non è il pesce, la specie che andiamo ad insidiare, bensì è la tecnica di pesca che andremo ad eseguire, ok? Quindi, detto ciò, se io faccio spinning, per la mia personale opinione, ci occorrerà un attrezzo da recupero veloce, in modo tale da avere gestione dell'artificiale migliore, miglior tempi molto più corti per tornare in contatto con l'esca durante la fase di lancio o durante la fase di recupero dell'artificiale stesso, quindi quando animo il mio artificiale, gercate, twitchate e robe varie, o lunghe gercate, nel riavvolgere o nel combattimento, nel riavvolgere, la mia azione sarà molto più rapida e molto più a contatto con il pesce rispetto a un mulinello più lento, che sì, è più potente, ci permette di recuperare zavorre o pesci o comunque sia cose che ci fanno molta resistenza contraria in una maniera molto più facile, senza che noi ci affatichiamo e senza che il mulinello si rovini con il tempo. Quindi ragazzi, questo è tutto, spero che questo video vi sia stato d'aiuto per la scelta del mulinello adeguato per la pesca spinning alla spigola, e se il video vi è piaciuto mettete un bel pollicione all'insù, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e che tipi di mulinelli usate, ok? Oppure se la pensate leggermente diversa per la pesca alla spigola, oh Matte, a me mi piace pescare con i mulinelli lenti. Fatemi sapere il perché nei commenti, sono proprio curioso. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Qui è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao!